Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani regionali e poi dei quotidiani nazionali che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con la prima pagina del quotidiano Il Centro della provincia di Pescara con titolo di apertura La città nella morsa dello smog, superati a Pescara i limiti per 4 giorni consecutivi, il comune non ferma il traffico. Nel taglio alto, sempre in merito alle votazioni regionali che si terranno a febbraio, Forza Italia rompe con Fratelli d'Italia e dà lo stop a Marsilio. Sempre in Abruzzo il caro pedaggi per le autostrade A24 e A25 che hanno in concessione la strada dei parchi, i sindaci pronti al blitz al Senato. Votata invece la fiducia, manovra il governo, incassa il sì della Camera. Negli articoli di spalla, sempre a Pescara, la denuncia del Movimento 5 Stelle, case popolari subaffittate. Il consigliere Pettinari denuncia l'esistenza di un racket delle case popolari occupate abusivamente subaffittate. Nel centro pagina il successo del Pescara che torna a vincere con il Carpi ieri sera e si regala una notte in vetta. Sappiamo che il Pescara ieri sera ha vinto 2-0 con il Carpi. E sempre a Pescara arriva il primo sì, Naiadi, il rilancio con il progetto Estiarte Pomiglio. Nel taglio basso si accendono le luci d'artista via le feste a Pescara con gli eventi natalizi. Nel taglio basso ladri con il piccone nella villa di Oddo, a Montesilvano sono entrati sfondando la porta finestra messi in fuga dal vigilante. La Serie A, Juve spietata e l'Inter va KO, il calcio piange Gigi Radice. Un ex allenatore, Gigi Radice, che è venuto a mancare all'età di 83 anni. Ci vogliamo spostare adesso sul quotidiano Il Centro della provincia di Chieti. Titolo di apertura, zona traffico limitato, annullate oltre 200 multe. Chieti, la prefettura accoglie i ricorsi, la segnaletica confonde gli automobilisti. Nel centro pagina vediamo la foto del prefetto Antonio Corona che lascia la prefettura di Chieti per spostarsi a quella di Forlì Rimini. È stata fatta una cerimonia di saluto che noi vogliamo anche ringraziare, il quale conosco personalmente, lui e il viceprefetto Giove, che sono veramente molto preparati e professionali. Nell'ospedale di Chieti muore per 3 ore, il corpo resta sul pianerottolo. L'articolo dice abbandonata sul pianerottolo dell'ospedale e la salma di una novantenne è stata lasciata davanti a un ascensore all'11° livello. A Vasto, bonifica sud, è chiesto processo per 9 indagati, sempre a Vasto, vandali scatenati, presi di mira i campi da tennis. Vogliamo spostare nel taglio basso, cade dall'albero di Natale, grave, ad Atessa un 78enne vola ad Alpino mentre sistema gli addobbi. Adesso è ricoverato in rianimazione. Vogliamo adesso spostare al quotidiano Il Centro della provincia di Teramo. A Morro d'Oro uccisa dallo scarico della caldaia, anziana stroncata dal monossido di carbonio, intossicata la nuora. Diamo nel centro pagina il nuovo primario di radiologia dell'ospedale Mazzini, radiochirurgia d'avanguardia per curare i tumori. Vediamo qui in primo piano il nuovo primario dell'ospedale Mazzini, Nevia Caputo. E sugli articoli di spalla di sinistra, sull'8-0 schianto mortale, il racconto del superstite. E a Giulianova entrano 3 ladri in casa, badante li mette in fuga. Nel taglio basso, calcio di Serie C, il Teramo oggi a Vicenza con tante defezioni. E
Incendio nel bar, evacuato il Delfico. Fiamme dal frigorifero, fatti sgomberare 120 studenti del liceo classico di Teramo. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Sempre il Centro, questa volta della provincia dell'Aquila, scusate, Avezzano e Sulmona. Titolo di apertura: Biondi manda a casa Di Stefano. All'Aquila, Martino, Forza Italia, rompe l'alleanza con Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Nel centro pagina la foto in prima categoria: rinviata la sfida col Cesaproba, manca un campo adeguato, salta la gara dell'Aquila. E negli articoli di spalla, Petrocchi a Mattarella: qui molto è da fare in merito alle chiese restaurate e quelle ferme al 6 aprile 2009. Allarme furti, paura a Celano, ragazza trova i ladri in casa. Vogliamo spostarci nel taglio basso a Sulmona. Neonati in foto per salvare il punto nascita, un'iniziativa che è stata fatta nel comune di Sulmona. Muore dopo 48 ore al pronto soccorso. Ad Avezzano protestano i familiari di un'anziana, l'ASL rifiutato l'intervento. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo. Titolo di apertura: caso L'Aquila, Marsilio a rischio. Il sindaco Biondi ritira la delega all'assessore di Forza Italia, gli azzurri, dice: non appoggeremo il vostro candidato. Il centrosinistra invece: Legnini incontra Donato Di Matteo, ma c'è riservo su un possibile accordo. Infatti qui vediamo anche la foto del sindaco dell'Aquila, che dice che ha mandato un messaggio, ha lanciato un messaggio politico. Nel taglio centrale del Messaggero vediamo lacrime per Melegoni, che ieri sera nella partita con il Pescara contro il Carpi si infortuna e esce con la barella dal campo. E inoltre il Pescara batte 2-0 il Carpi ed è primo in classifica. A Teramo, caldaia difettosa, muore donna, un'altra è grave. Dice: è stata una fuga di gas durante la preparazione dei dolci, appena controllato l'impianto di riscaldamento. Vogliamo adesso spostarci a leggere la prima pagina del quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Uccisa dalle esalazioni della caldaia. Anziana di Morro d'Oro stroncata mentre preparava i dolci di Natale. Grave la nuora intossicata. Nel taglio alto, pianura di Guardia Vomano. La banda fa 4 buchi per il colpo alla sala slot. Nel centro pagina vediamo un articolo sull'ambiente: plastica zero, Colle d'Ara sarà il primo comune, dice, arrivano gli asfalti non elettorali invece a Giulianova, il commissario affida 240.000 euro di lavori. E nell'articolo di spalla, al Mazzini, la radiochirurgia del futuro con 4 primari. Nel taglio basso vogliamo vedere l'inchiesta a Palazzo Pompetti, punta sulle schede Aedes. E la Serie C, il Teramo, il diavolo a Vicenza per cercare la speranza di ripartire. Vogliamo adesso spostarci alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Titolo di apertura del quotidiano nazionale Il Corriere della Sera: sia la fiducia, i timori del Colle per Tria isolato, ipotesi che Bruxelles ci conceda 6 mesi. Infatti dice: fiducia sulla manovra, c'è l'ipotesi che l'Unione Europea conceda 6 mesi all'Italia. E nella foto, sempre anche qui, del
Taglio alto alla Scala applausi per Mattarella. Ricordiamo che ieri sera c'è stata la prima del Teatro dell'Opera di Milano. Ci spostiamo nel taglio basso. Andiamo a vedere a Parigi, chiusa. Parigi chiusa per i gilet gialli, tentano il colpo di Stato. La protesta, dice, allarme dall'Eliseo per la manifestazione di oggi. Dobbiamo ricordare che Parigi è sotto assedio e chiude tutto e aspetta migliaia di manifestanti. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Repubblica. Titolo di apertura, reddito subito, il Movimento 5 Stelle non molla, ma la manovra cambierà tutta. Dice, fiducia alla Camera, i vice premier resistono sui tagli, Conte, così salta tutto con l'Europa. Nel taglio basso, andiamo a vedere il trionfo che c'è stato ieri sera di Verdi alla Scala di Milano con la prima del teatro. Vogliamo leggere la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, questa volta quotidiano nazionale. Manovra, così cambia il Senato. Salvini dice novità sul lavoro, salute e famiglia. Noi di buon senso, la Unione Europea non ci bocci per un decimale, dice Salvini. La Camera vota la fiducia e Lega e il Movimento 5 Stelle dice no a rinvii su reddito e pensioni. Inoltre, nuovo scontro contro Bruxelles. E vediamo nel centro pagina, eletta la nuova rappresentante del partito tedesco, che Annegret Kramp, la nuova leader del CDU con Angela Merkel, qui la vediamo nella foto. La Francia trema per i gilet gialli, rischio escalation, Parigi blindata, movimento diviso, gli 007 evocano il golpe, studenti costretti a inginocchiarsi, foto sotto shock, dice qui l'articolo. La Ericsson sotto attacco, il caso Lady Huawei manda in tilt le reti. La Verità, altro quotidiano nazionale, titolo di apertura, le nostre simulazioni, ecco i tagli per le pensioni d'oro, ma la fregatura è su quelle basse. Di Maio annuncia riduzione fino al 40% su assegni più alti, dice però nessuno dice che in manovra non c'è alcun fondo per le rivalutazioni, che così rimarranno bloccate per tutti. Un giochino, dice qui l'articolo, da oltre 2 miliardi. Nel centro pagina vediamo sempre quello che sta succedendo in Francia. A Parigi la democrazia di Macron, il presidente tratta gli studenti da terroristi. Qui vediamo la polizia che ha fermato degli studenti, li ha fatti inginocchiare al muro. Vediamo qui altro articolo, l'ecotassa sulle auto favorisce la Cina e la Germania, qui leggiamo nel taglio basso, Pechino controlla le estrazioni dei minerali necessari per fare le batterie e Berlino ha allestito una superfabbrica. Nel taglio basso il preside caccia il vescovo, la scuola è laica, e questo è un articolo che lo dice anche la Costituzione italiana. Libero, quotidiano Libero, apre con l'articolo i francesi peggio di noi, oggi ancora casini a Parigi, pagano tasse più di chiunque altro e si ribellano, sono trattati come terroristi dalla polizia. Il governo transalpino teme il golpe e tiene la gente in casa. I veri fascisti, qui dice l'articolo, stanno all'Eliseo. Nel centro pagina vediamo la foto di Salvini, che Salvini marcia sull'Italia, 100.000 persone a Roma per l'adunata della Lega.
E Matteo, dice l'articolo, trasforma il Carroccio da populista a popolare. Vogliamo spostarci. Quotidiano Il Tempo. E vediamo sempre all'evento di ieri sera a Milano, la prima del teatro Triafugge alla Scala, e il titolare dell'economia diserta il voto di fiducia e il nuovo Consiglio dei Ministri sulla manovra. Nel taglio alto Salvini con le sue truppe conquista la capitale, centinaia di pullman e treni speciali, dice l'articolo, organizzati anche dal sud per la manifestazione che parte alle ore 11 in Piazza del Popolo. E in merito a banditi, gli artisti dal primo municipio che stecca del PD caccia i municisti del centro storico. Quotidiano La Stampa, Salvini in piazza a Roma, seduce anche i 5 Stelle, Grillo infiamma i no-TAV. Il fondatore del Movimento 5 Stelle riparte da Torino, fermiamo i nuovi borghesi, dice il leader. Finisce l'era Merkel, un'altra donna nel futuro del partito conservatore tedesco. Sulla sfonda vediamo la nuova leader con la Merkel nella foto. Quotidiano Il Giornale. I grilli bullizzano. Il deputato disabile, insulti e gogne, il Movimento 5 Stelle vuole 100.000 euro di indennizzo. Di Maio, uno e Trino prende rimborsi tripli. Nell'articolo alto di spalla tagliano le pensioni per dare soldi al Sud. Castelli, altra gaffe, Camera primo sì alla manovra. E vogliamo spostarci nel taglio centrale. Berlusconi, leader di Forza Italia, governo di incapaci, dice il Cavaliere, i grillini non sanno neanche pulire i bagni. La mossa questa è di Forza Italia, del leader che è contrario a tutto quello che sta facendo il governo. Il Sole 24 Ore, quotidiano nazionale economico, Di Maio alle imprese, lavoriamo insieme. Poi vediamo qui la foto dell'evento che c'è stato ieri sera al Teatro La Scala di Milano, e un lungo e caloroso applauso alla prima dell'Attila. Inoltre, negli articoli di spalla di destra, il Partito Conservatore sceglie la nuova leader per il dopo Merkel. E nel taglio basso, leggiamo in merito al petrolio, intesa sui tagli produttivi, il prezzo del barile rimbalza del 5%. Il Mattino di Napoli, quotidiano importante per la regione Campania, la politica si occupi dei giovani, Visco, le nuove generazioni devono pretendere regole e rispetto della legalità. Infatti un convegno, il numero uno di Banca Italia, Visco, affronta i ritardi e le opportunità del mezzogiorno. Vediamo spostarci nel centro pagina. A Galleria Umberto, come al solito il pino devastato, dice l'articolo, prima di Natale, vediamo nella foto. Salvini, ministro dell'Interno e vice premier del governo, salute e aiuti alle famiglie, la manovra, dice il premier, vice premier, cambierà. Infatti nell'intervista, noi di buon senso, l'Europa non ci blocchi per un zero virgola. Il manifesto. Oggi a Torino la risposta dei no-TAV alla marcia dei 40.000 favorevoli alla grande opera. Dalla Val di Susa attese migliaia di persone, in piazza anche il vice sindaco Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo, invitato, non si sbilancia, mentre Salvini prepara, dice l'articolo, il caffè e il doccia alle imprese SITAV. Infatti vediamo qui nella foto
una bandiera e dice fuori dal tunnel. Ah, in Francia, a Parigi, gilet gialli, il mostro torna a Parigi. Alta tensione in Francia per la rivolta anti-Macron. Il secolo d'Italia, modello Macron, immagini da guerra civile in Francia, fosse successo in Italia, dice qui l'articolo, sarebbero intervenuti Unione Europea e caschi blu dell'ONU. Accade nella Francia del buon Macron e allora tutti zitti. Qui vediamo la polizia che ha fermato dei manifestanti facendoli inginocchiare. L'Avvenire, quotidiano nazionale, voglia, dice, di respiro, al nord non si respira, scattano i divieti, il rapporto del 2018 parla di sovranismo psichico. Le città chiudono alle auto per smog, il Censis fotografa un'Italia rancorosa, ma ci sono anche segnali di un paese che sa accogliere e stare con gli ultimi. Nel box del taglio alto la Merkel piange e lascia il partito conservatore e arriva la nuova leader. Il capo dello Stato a Rimini per i 50 anni della comunità fondata da Don Benzi. Mattarella dice dignità sociale, non ci siano scarti umani. Vogliamo adesso spostarci ai quotidiani sportivi nazionali. Ieri sera c'è stata la partita anche molto importante per il campionato di Serie A, la Juventus che ha vinto 1-0 con l'Inter, l'articolo di apertura della Gazzetta dello Sport, la Juve si tuffa, l'Inter si butta. Il gol della vittoria, come riporta qui l'articolo, è di Manduzic, che è croato e ha fatto vincere con un bellissimo gol di testa i bianconeri. E inoltre, qui dice l'articolo, i nerazzurri sprecano troppo, ora Spalletti è a meno 14 dalla prima in classifica. Nel box di destra invece tempo di Milan, Paqueta, e allora sarà San Siro. Il gioiello del Flamengo via dal Brasile, i Galaxy provano a tenere Ibra. E sempre nell'articolo di spalla c'è l'addio un ex allenatore che a 83 anni è venuto a mancare, Gigi Radice. Vogliamo adesso spostarci su un altro quotidiano nazionale sportivo che è il Corriere dello Sport. Articolo di apertura, Juve da record, Mandzukic abbatte l'Inter 1-0, infatti dice qui l'articolo, proprio in armonia anche con la prima della Scala di Milano, Attila, Spalletti regge il confronto per più di un'ora, palo di Gagliardini, Allegri a quota 43, eguagliati il Paris Saint-Germain, il City e il Barcellona. Vogliamo adesso leggere l'ultimo articolo come prima pagina sportivo di Tutto Sport. Super Mario, Super Juve, titolo di apertura della vittoria, eclatante vittoria di ieri sera, dove dice la Juventus stende una bella Inter, ora è a meno 14. E un altro articolo di apertura di Tutto Sport, si parla che si è spento a 83 anni un ex allenatore anche del Torino, ma anche di altre squadre, Gigi Radice, dice l'ultimo allenatore dello scudetto Granata. Io per il momento vi ringrazio per averci seguito per la prima parte della lettura dei quotidiani. Adesso vogliamo fare un break pubblicitario per poi passare successivamente alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Prima però vogliamo ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Adesso vogliamo subito passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara, con pagine
Interne si parla subito delle votazioni regionali, l'Abruzzo verso il voto, però c'è una spaccatura. Infatti, regionali, così Forza Italia rompe l'alleanza con Fratelli d'Italia e il candidato, si dice, forse va alla Lega. Il deputato Martino accusa il sindaco Biondi, ma in realtà, dice l'articolo, vuole colpire Marsilio. Poi cerca la sponda di Bella Chioma. Bella Chioma, vogliamo ricordare che è il senatore della Lega Nord, ma anche il rappresentante regionale della Lega Nord d'Abruzzo. E Berlusconi fa slittare a lunedì la decisione. Spostiamo sempre su un altro argomento, in merito alla strada dei parchi, la A24, la A25, dove ci starà una protesta. I sindaci a Toninelli, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dicono: i sindaci, invadiamo il Senato per incontrarti. Vertice a Carzoli contro gli aumenti del pedaggio, l'ultimatum al ministro, i primi cittadini, se non ci ascolta, sarà sit-in permanente, dice qui. Vogliamo spostarci. Il dossier sull'economia, in merito ai cittadini abruzzesi, nuovi dati Istat, un abruzzese su sei non paga le bollette. I numeri del disagio, il rischio povertà è troppo alto e l'esclusione sociale si aggrava, è al di sopra della media nazionale. Adesso spostarci sul comune di Pescara. Emergenza inquinamento, una cappa di smog soffoca tutta la città, polveri sottili fuori limiti da 4 giorni. Mercoledì il peggiore con valori record. Il comune comunque ci comunica che per ora non ferma il traffico, anche con questi dati allarmanti. Alloggi sulle case popolari, si parlava anche nella prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara, case occupate e poi subaffittate. Pettinari, consigliere del Movimento 5 Stelle, dice: il nuovo racket. L'ATER danneggiata 2 volte da chi entra negli appartamenti senza averne titolo e poi li cede per soldi. Infatti il consigliere regionale dice: questo accade in via Passo della Portella, in via Caputi per servizio. Subito gli sfratti. A riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato dai nostri colleghi del TG6. Prego. Pettinari, abbiamo ascoltato alcune testimonianze di residenti in via Rigopiano, ma non solo, che sono esasperati da tutto quello che accade ormai da troppo tempo. Parliamo di soprusi, minacce e tanto altro. Lei questa mattina torna per l'ennesima volta a denunciare quello che accade nelle periferie della città di Pescara. Sì, il focus è su tutta la periferia. Problemi degli sfratti degli occupanti abusivi. In questo momento abbiamo circa 150 abitazioni dell'ATER occupate abusivamente nella provincia di Pescara. Di queste circa l'80% sono detenuti dai criminali pluripregiudicati, un dato altissimo, cioè che significa? Ci sono persone che delinquono all'interno delle case popolari, spacciano droga, questo è il reato maggiore, quindi utilizzano l'alloggio popolare per illeciti, arricchendosi all'interno dell'alloggio popolare perché riescono ad incassare circa 1.000-2.000 euro al giorno, udite udite, e pagano di affitto esclusivamente 15 euro al mese. Quindi queste persone devono essere sbattute fuori di casa, senza se, senza ma, non possiamo fare sconti a nessuno e quindi chiediamo di far ripartire i cosiddetti sfratti degli occupanti abusivi. Noi non ce la prendiamo con la povera gente, perché ci sono anche persone veramente che hanno bisogno, i cosiddetti morosi senza colpa e quanto. Noi ce la prendiamo con i delinquenti, con i criminali abusivi che utilizzano l'alloggio per gli illeciti. Poi c'è il racket del subaffitto, di cui non abbiamo mai parlato, e soprattutto in via Rigopiano, sa cosa fanno? Si occupano abusivamente le abitazioni e un soggetto tipo occupa 10
case abusivamente, una se la prende per sé, altre 9 le subaffitta e quindi guadagna anche soldi dagli altri abusivi che entrano nel subaffitto gestito a loro. Quindi il pubblico, il patrimonio pubblico perde tutto, la regione, e loro incassano anche dal racket del subaffitto che si faceva 30 anni fa a Roma, iniziò 30 anni fa a Roma, ma adesso sta nascendo anche qui da noi, qui in Pescara, in provincia di Pescara e non solo, anche in regione Abruzzo. Cosa succede nella zona dove lei abita? Succede che si è morta una signora, adesso circolano già le voci che vogliono entrare altre persone dentro, però noi abbiamo già chiamato i carabinieri che queste chiavi davanti alla legge hanno detto che le devono consegnare all'istituto, e la forza pubblica, sarebbero i carabinieri, hanno accettato questa firma che le chiavi le consegnavano all'istituto autonomo del popolare. Adesso vediamo se la legge italiana realmente funziona solo per gli ignoranti e onesti cittadini oppure funziona per i delinquenti. Vogliamo cambiare argomento, ci spostiamo alle piscine Naiadi. Il primo sì della giunta regionale dice: parte la rinascita delle Naiadi, ok al piano di Estiarte e Pomiglio. Dice: campioni della pallanuoto pescarese pronti a investire 8 milioni in cambio della gestione della piscina. Bus per Roma. Ora si parte anche da Porta Nuova, sono 4 corse al giorno, andata e ritorno, ma inizio anno triplicheranno. Il sindaco: alleggeriamo il carico del terminal centrale e ridiamo vita a questo scalo. La città che cambia, dai fasti all'oblio, rinascerà lo storico Hotel Astoria. Dice: sarà ricostruito l'albergo di Via Roma fondato da Emilio Clerico, l'annuncio del nipote Francesco 29 anni dopo la chiusura. Poi nel taglio basso dice: abbattuto l'istituto Staccioli, viale della Riviera, il fabbricato che ospitava le suore diventerà una villa privata. Luci d'artista e luminarie stasera accendono il Natale. Le vie dello shopping si illuminano alle ore 17 a Pescara. Spettacoli anche al centro e a Porta Nuova. Auchan festeggia i 20 anni e si rinnova l'ipermercato di via Tiburtina all'inaugurazione, anche il sindaco e l'arcivescovo. Vogliamo adesso spostarci a un articolo di cronaca, abbiamo letto anche nella prima pagina del quotidiano Il Centro, ci spostiamo a Montesilvano Colle. Ladri con il piccone nella villa di Oddo, ieri pomeriggio i banditi hanno sfondato la porta finestra dell'abitazione dell'ex allenatore del Pescara che era fuori città. Nel taglio basso dice: operazione della Guardia di Finanza, a droga, arrestati 2 fratelli albanesi accusati di spaccio, indagini partite dal sequestro di 4 kg di eroina che ci sono stati recentemente. E in via Costa, sorpreso a rubare in un garage attrezzature e alimenti ed è stato arrestato. Vediamo. Spostarci nel comune di Francavilla, la luce dei focaracci illumina Francavilla e dà il via alla festa rinnovata, la tradizione dei falò prima dell'Immacolata radunati in centinaia per incendiare le cataste di legna. Famiglie di Tocco, ci spostiamo nella zona di Penne, Valtavo, Popoli e Pescara. Al buio per 5 ore al giorno nella zona del territorio colpita da continui blackout per l'impianto inadeguato. I residenti si rivolgono all'Enel, ma dice: sono 3 mesi che attendiamo una risposta. In carcere, a Scafa, il sorvegliato evaso più volte. Michael Di Rocco, 23 anni, spadroneggiava in paese e girava con un'auto sequestrata. Nella provincia zona di Chieti, le zone a traffico limitato, la prefettura annulla oltre 200 multe.
i ricorsi di negozianti e residenti dopo la sentenza pilota del giudice di pace segnaletica contraddittoria. Inoltre, nell'articolo di spalla, ladra col pancione, assalta Megalò ma evita l'arresto. L'ospedale, spostiamo sempre a Chieti, questa volta all'ospedale, un articolo di Malasanità. Salma lasciata per ore sul pianerottolo, a Chieti il figlio abbandonata davanti all'ascensore, morte senza dignità. La ASL deve passare un po' di tempo prima che il corpo vada all'obitorio, dice qui l'articolo. Il prefetto Corona va via dopo 3 anni e saluta la città nella cerimonia di commiato al Teatro Maruccino. Dobbiamo ricordare l'alta professionalità che ha mostrato il prefetto Corona per tutta la provincia di Chieti. E gli facciamo un ringraziamento, ma anche degli auguri per il nuovo incarico che ha ricevuto dal Ministero dell'Interno. A Teramo, la tragedia in merito a una donna che è morta dal monossido di carbonio e si salva la nuora. La donna di 87 anni, vittima delle esalazioni della caldaia, le bocchette di areazione erano state chiuse con fogli di giornale. Invece, in merito all'incidente che c'è stato sull'80, il racconto dice del superstite del tragico schianto nel quale hanno perso la vita i 2 coniugi. Dice volevano soccorrerli, ma erano già morti. Biogas, possiamo dai rifiuti, bocciato il progetto, il comitato regionale e il VIA annuncia il rigetto dell'istanza presentata dalla ditta che vuole realizzare l'impianto a Mosciano. Ladri, colpo fallito a Giulianova, entrano in una casa ma la badante li mette in fuga. Colpo fallito in via Mendola a Giulianova. E anche qui il nuovo primario della radiologia Caputo illustra i suoi progetti per l'ospedale Mazzini di Teramo, dice cureremo i tumori con la radiochirurgia. A Pineto, mercato senza pace, no di negozianti e alberghi, scoppia la polemica anche per la nuova sistemazione delle bancarelle, agli ambulanti piace ma arriva la bocciatura delle altre categorie interessate. Sempre a Pineto lavori si stanno svolgendo sulle strade extraurbane. All'Aquila, ci spostiamo all'Aquila, in particolare nel comune di Avezzano, la sanità, nuova denuncia, muore dopo 48 ore al pronto soccorso. I parenti dell'anziana di 96 anni, dice, era su una barella, situazione disumana, l'ASL rifiutati trasferimento e intervento. Dice qui il manager dell'ospedale, i medici hanno comunicato ai familiari la necessità di un'operazione, ma i congiunti non hanno dato il consenso anche per l'età molto avanzata della donna. Giovane a Celano si imbatte nei ladri che entrati in casa, paura per una donna, i malviventi fuggono dopo aver portato via monili in oro. Vogliamo adesso spostare, sempre nel comune dell'Aquila, Biondi, sindaco dell'Aquila, licenzia l'assessore alle finanze. Forza Italia rompe con Fratelli d'Italia, il sindaco, la Di Stefano, non mi ha difeso contro Martino. E il deputato replica, il primo cittadino è uno squadrista. Infatti vediamo in quello che è successo ieri, ha portato anche a dei dissensi tra i due partiti. La deputata Pezzopane, bocciate le proposte sulle tasse. La deputata, la Camera ha respinto gli emendamenti sulla proroga per la restituzione. Punto nascita a Sulmona, la salvezza
nelle 30 foto dei neonati. Un'iniziativa è stata realizzata da una mamma con la passione della fotografia, scelte tra centinaia di scatti per ribadire il no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero della provincia della regione Abruzzo. Anche qui si parla molto delle elezioni regionali in Abruzzo. Marsiglio a rischio per il caso L'Aquila. Nel capoluogo Biondi di Fratelli d'Italia, sindaco del comune dell'Aquila, ritira le deleghe a un assessore forzista. Gli azzurri: non appoggeremo più il vostro candidato alla regione, che era stato proposto in Marsiglio. Vogliamo spostarci al comune di Pescara. Ruspe al lavoro per il binario in più. Curiosità e interrogativi per il mega cantiere di ferrovie all'altezza di Pescara Centrale, che modifica il profilo delle aree di risulta. Infatti il collegamento diretto con la linea per Roma sarà operativo fra un anno. L'intervento decongestionerà il traffico sull'Adriatica. Tasse usurai? La colpa non è del direttore, una sentenza pilota. Il giudice di Pescara motiva l'assoluzione del responsabile di un'agenzia di Caripe e dell'ex amministratore Di Matteo. Infatti qui nel sommario, nel box, dice: due imprenditori costretti a pagare interessi fino al 18% per un finanziamento sui tassi, decisioni a livello centrale, qui dicono nell'articolo. Fratelli albanesi, signori della droga, oltre 4 kg di eroina sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso dell'operazione che ha portato all'arresto dei due stranieri. Avevano base a Montesilvano e contatti con gli ambienti del narcotraffico foggiano. Erano sotto controllo da aprile. Infatti qui dice: il passo falso che ha dato avvio all'inchiesta fu il sequestro di una partita in arrivo da Bari. Sempre in merito alla droga, marijuana per la movita, manette in via Battisti. L'operazione è stata fatta dall'arma dei carabinieri. All'Aquila si parla ancora di ciò che è successo ieri tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. Biondi congela la Di Stefano, a rischio gli accordi politici. Mossa punitiva contro l'assessore, nel mirino la partecipazione alla conferenza stampa di Martino. Il deputato azzurro però reagisce a muso durissimo, possibili risvolti negativi sul piano regionale. Un altro articolo di cronaca che abbiamo trovato in prima pagina: prezzi autostrade, lanciata la class action. L'iniziativa è partita da Enzo Di Natale, sindaco di Aielli, che ha raggruppato oltre 50 colleghi marsicani. Il problema della viabilità torna al centro dell'attenzione nel tentativo di stoppare sia i concessionari che il Ministero, praticamente per l'aumento delle tariffe autostradali sulla strada che collega Roma con l'Abruzzo. A Chieti, performance borse post laurea, la D'Annunzio seconda in Italia. Dati ottimi che permettono, dice, di aumentare i finanziamenti riservati ai dottorati di ricerca, più 27% nei diversi indici valutati e aumento dei fondi di circa 400.000 euro. Vogliamo spostarci nel comune di Teramo. A radiologia la Caputo, nuovo primario, in arrivo la super risonanza. L'assessore Silvio Paolucci, il nuovo dirigente, è il Ronaldo del suo settore medico. Il direttore generale Fagnano, preoccupato per quota 100, se vale per le ASL ospedali a rischio. Qui vediamo nella foto il nuovo primario, con sopra anche nel tondo l'assessore alla sanità Silvio Paolucci. Asfissiata a Morro d'Oro,
mentre cucina i dolci. Una tragedia in casa, la vittima, che aveva 87 anni, e la nuora a 50 anni, è gravissima, è stata trasferita all'ospedale a Fano. È stato il marito operaio a ritorno a dare l'allarme. Tre giorni fa la caldaia era stata anche controllata, dicono gli interessati. Andiamo a spostarci al quotidiano La Città, quotidiano della provincia di Teramo. Negli articoli interni, a Pescara beccati con 4 kg di eroina purissima, la finanza individua i trafficanti di droga di Chieti e Pescara, arrestati due fratelli albanesi di Montesilvano. A Morro d'Oro, anche qui abbiamo visto, uccisa dalla caldaia preparando i dolci di Natale, anziana intossicata dal monossido di carbonio. E abbiamo visto che la nuora è stata trasferita all'ospedale di Fano, dove è ricoverata nella una sala iperbarica. Le indagini puntano sulle schede AEDES. La procura nomina un consulente tecnico per approfondire l'iter che ha portato allo sgombro di settembre. Infatti i commercianti, dopo non aver rispettato l'ordinanza, potrebbe costare loro una contravvenzione di 103 euro. Interessante, ci spostiamo qui all'ospedale di Teramo, al Mazzini, la radiochirurgia del futuro, la ASL presenta il nuovo primario e rilancia il progetto per l'integrazione dei tre reparti. Anche qui è stato preparato un servizio dai nostri colleghi del TG6 al quale vogliamo mandarli in onda. Prego. Oggi è un giorno importante per questa azienda perché acquisisce una professionalità, per così dire, eccezionale, una casistica operatoria rilevantissima. È importante per non perdere nell'azienda sanitaria di Teramo questa vocazione nella neurologia, nella neurochirurgia, nella radiologia interventistica, nella cura degli ictus e dell'aneurisma cerebrale. È un passo importante perché in qualche momento avevamo anche avuto timore di perdere questa vocazione, perciò lasciamo alla ASL di Teramo un risultato significativo. Poi oggi annunciamo anche l'acquisizione di una risonanza 3 Tesla, una macchina estremamente preziosa, efficiente e importante in questo ospedale. Spero di poter avere un personale che mi aiuta e a cui io posso trasmettere le cose che sono riuscita ad apprendere e che adesso riesco a fare. Questo penso che siano gli aspetti fondamentali. Il lavoro si fonda sulla squadra affiatata che condivide gli oneri e gli onori. Non è un lavoro semplice perché abbiamo a che fare sempre con la vita delle persone, abbiamo a che fare con patologie molto gravi e che quindi richiedono il massimo dell'attenzione, il massimo dell'integrazione del personale che deve essere tutto estremamente affiatato e specializzato. Vogliamo adesso cambiare argomento, ci spostiamo a Val Vibrata dove l'autobus nel mirino di vandali e ladri segnalati al un raid a Sant'Egidio contro guerra e alla stazione di Alba Adriatica. A Giulianova in arrivo gli asfalti non elettorali, procedura di affidamento diretto per i lavori da 250.000 euro per le strade. Il commissario Soldà ha inserito nel piano delle opere quelle finanziate col master plan dell'Abruzzo. Genitori dettano le regole per il nuovo polo, il comitato a Giulianova del primo circolo chiede l'affidamento con gara unica per favorire la realizzazione dell'opera. Collegamenti, si devono favorire gli spostamenti, dicono qui i genitori, tra casa e scuola con mezzi alternativi ai veicoli a motore. A Roseto altri debiti ereditati da Pavone, Simone Aloisi attacca sui 700.000 euro non versati alla provincia per il TEF. Pavone ci chiede conto degli asfalti, dice qui, ma senza ricordare che ci ha lasciato 2 milioni di euro di disavanzo. Vogliamo adesso spostarci allo sport, dove ieri la Juventus ha vinto con l'Inter
e andando sempre più avanti con la classifica. Invece ci spostiamo alla partita molto importante di ieri sera del Pescara. Dice l'articolo qui: un po' di fortuna e il Pescara riparte. Nella ripresa un autogol piega le gambe al Carpi, alla fine il 2-0 di Mancuso per un'ora squadra involuta, poi la scintilla che riporta il Delfino in testa. Infatti Pilon dice Pilon torna al primo posto, però frena, mancano 20 punti per la salvezza. E a riguardo anche Melegoni e Mancuso hanno trovato una marcia in più nella partita. Ma vogliamo vedere il servizio che è stato preparato per noi. Prego. Il Pescara è tornato dopo tanta sfortuna e qualche prova sottotono. I biancazzurri hanno riassaporato allo Stadio Adriatico la gioia del successo, battendo dopo una gara complicatissima un Coriaceo Carpi per 2-0. È accaduto tutto nell'ultimo quarto d'ora con l'autorete di Mbaye al 29esimo ed il raddoppio di Mancuso allo scadere. E ora la gara con il Verona, subito una controprova importante per continuare a respirare l'aria dell'alta classifica. Pilon cambia 4 undicesimi rispetto a Perugia. Oltre all'esordio di Scognamiglio, spazio a Balzano, Melegoni e Monachello. Fra gli emiliani, debutto del portiere Piscitelli, arrivato in settimana nel 4-4-1-1 di Castori. In avanti Concas gioca a ridosso di Arreghini, unica punta di ruolo. Meno di 3.000 spettatori all'Adriatico per la concomitanza di Juventus-Inter. Dirige Belloni di Lecco in una serata umida e fredda. Prima dell'avvio di gara, minuto di raccoglimento in memoria del tecnico Gigi Radice. Dopo appena un minuto di partita, subito cartellino giallo per Sabbione, colpevole di un fallo su Scognamiglio. Le prime battute di partita vedono gli emiliani propositivi al 20esimo. Sabbione, che dai 25 metri alza sopra la traversa. Passa in qualche istante, Marras si ritrova tutto solo davanti al portiere del Carpi, scaricando però addosso a Piscitelli, che riesce a respingere. Fra gli ospiti Sabbione gioca inaspettatamente da mediano, creando più di qualche problema al centrocampo del Pescara. Cresce però la pressione del Delfino con Memushai, che al 27esimo in area con una bella rovescia chiama ad una parata non difficile l'estremo emiliano. La gara è piacevole con gli ospiti che non stanno certo a guardare, con Concas che alla mezz'ora chiama Castrati ad un intervento a terra. Ancora Carpi al 33esimo con un tiro cross di Sabbione dalla destra, che vede Arrighini mancare di un soffio l'impatto con la sfera. Ora è la squadra abruzzese però a fare la partita, trovando pochi spazi nella metà campo ospite. Gli ultimi 5 minuti di primo tempo vedono il Carpi pericolosissimo, poi al 46esimo con Arrighini che di testa in area mette la sfera sull'esterno della rete, facendo correre un brivido ai 3.000 spettatori sugli spalti. Nella ripresa al secondo ospiti ancora pericolosi con Jelinic, al nono minuto si infortuna seriamente Melegoni, che viene sostituito da Macin. Il giocatore esce in barella e si reca in ospedale per dei controlli. Il Carpi cerca subito di approfittarne con Jelinic, che al 14esimo, da prima del limite, chiama Castrati al salvataggio in calcio d'angolo. Gioca meglio la formazione di Castrati, con il Pescara che trova il gol con Memushai al 17esimo, ma con l'annullamento di Maggioni per l'offside dell'albanese, ma anche di Scognamiglio, che aveva toccato in precedenza il pallone. Non è un periodo fortunato per i biancazzurri, che ci mettono tanta buona volontà e che si rivedono al 24esimo con un tiro di poco alto di Balzano. Il Pescara spinge al 29esimo, sembra davvero fatta per il vantaggio, ma Monachello davanti a Piscitelli si divora clamorosamente l'1-0, che arriva però qualche secondo dopo con l'autorete di Mbaye su calcio d'angolo di Brugman. Per il Delfino finalmente un po' di fortuna dopo una iella infinita. Castori non ci sta e manda in campo l'ex Piscitella e Macac per Concas e Sabbione. In campo si combatte senza esclusione di colpi, con Pillon che si copre con l'ingresso in campo di Ciofani per Monachello. Il tecnico del Pescara gioca anche nel finale la carta Palazzi, richiamando in panchina Marras. Il finale di partita questa volta è però dolce per la formazione abruzzese, che al 90esimo trova il raddoppio con Mancuso, che di potenza e prepotenza va a segnare il gol del raddoppio, andando poi ad esultare sotto la Nord. Il Pescara è tornato. Ci spostiamo sempre allo sport, alla Serie C, dove il Teramo oggi a Vicenza, però altri guai per Maurizi, Speranza non ce la fa. In conferenza stampa il direttore generale chiede di non fare domande al tecnico sulla sfuriata del patron Campitelli. Ci spostiamo allo sport del Messaggero, infatti anche qui riparliamo
del Pescara, vittoria e lacrime, perché lacrime perché c'è stato l'infortunio di Melegoni, che esce in lacrime in barella dal campo, però vediamo che il Pescara con questa vittoria si è riportato in vetta alla classifica. E poi il Teramo a Vicenza per tentare l'impresa. Maurizi non commenta l'esternazione di Campitelli e dice: sarà uno stimolo in più, ma faremo la nostra partita. E anche qui sulla partita che si terrà oggi del Teramo, il diavolo al Menti per cercare di ripartire. Maurizi senza quattro giocatori, ma recupera Caidi. Davanti dubbio tra Piccioni e Bacio Terracino. E anche la partita che c'è di Serie D tra Giulianova e Pineto, vediamo chi corre di più. Le due formazioni in forma smagliante oggi si sfidano al Fadini. Chi vince prende la zona playoff. Ancora parliamo di ciclismo. Andrea Di Giuseppe carica il team GoSFast, il presidente della formazione ciclistica rosetana è pronto per fare per la fase finale prima del nuovo anno. Io con quest'ultimo articolo sportivo vi ringrazio per l'attenzione che ci avete mostrato nel seguirci nella lettura dei quotidiani, sia delle prime pagine che delle pagine interne dei quotidiani regionali. Adesso vi ringrazio e la nostra trasmissione Mattino 6 riprenderà lunedì mattina alle ore 8 e poi oggi ci saranno anche i telegiornali, sia quello delle ore 14, delle ore 19 e delle ore 23. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo lunedì mattina alle ore 8.